Ogni settimana su Instagram ricevo tanti messaggi e domande sul mio lavoro, sulle cose di cui mi occupo e mi piace provare a rispondere a quelle più interessanti solitamente nelle storie. Tra queste c'è una domanda che mi viene posta molto di frequente ed è: perché alcune grandi aziende italiane, pur essendo molto capitalizzate, non si sono mai quotate in borsa? Le aziende decidono di quotarsi in borsa per diversi motivi, ma il principale è quello di ottenere del denaro a basso costo. E questo aumento di capitale serve alle imprese per sostenersi, per ripagare dei debiti oppure per finanziare lo sviluppo di nuovi progetti senza dover ricorrere alle banche e dunque senza caricarsi di un nuovo debito con tanti interessi da ripagare. In cambio, l'azienda offre in vendita al mercato una parte delle proprie azioni e chiunque nel mondo voglia prendere parte al progetto e scommettere sul suo futuro può dunque acquistarle. E se l'azienda riuscirà ad aumentare gli utili, tutti gli investitori vedranno aumentare il valore delle proprie azioni e potranno quindi rivenderle ad un prezzo più alto, guadagnando la differenza. Dietro questo meccanismo fisiologico si nasconde però quello che è il principale svantaggio delle quotazioni in borsa, perché bisogna alzare l'asticella per attirare nuovi investitori, farli entrare nella propria azienda e coinvolgerli nelle decisioni più importanti, andando quindi a perdere anche potere decisionale su questioni cruciali. E questo vuol dire ritrovarsi costantemente sotto riflettori e sotto pressione per soddisfare le loro aspettative di crescita e rendere conto di ogni risultato. Tutto questo dovendo anche sottostare a delle regole molto stringenti che derivano automaticamente dalla quotazione su tutti gli aspetti contabili, fiscali e informativi. È per questo che tante grandi aziende italiane come Ferrero, Lavazza, Versace, Barilla non si sono mai quotate in borsa. Hanno dei bilanci in forte crescita con i quali possono permettersi di autofinanziare tutte le loro attività, non hanno alcun interesse a speculare sui mercati né tantomeno a mettersi in casa propria degli investitori estranei a cui dover rendere conto a vita. La mia azienda del REV, ad esempio, è ancora piccola per pensare ad una quotazione, ma se mai in futuro mi dovessi trovare a valutare questa opzione, sinceramente preferirei evitarlo. Mi affascina invece molto di più l'idea di una ICO, in inglese ICO, ovvero la creazione di un token di Derev molto simile ad una criptovaluta, il cui valore aumenta proporzionalmente alla crescita e ai risultati dell'azienda e che quindi si può acquistare e vendere in maniera molto simile ai Bitcoin. In quel caso la offrirei sicuramente ai miei dipendenti come stock option e poi la aprirei al mercato, consentendo quindi a chiunque di acquistarla nel caso in cui volesse scommettere e investire sul nostro futuro e sulle nostre idee.